oggi sono 9 i concorrenti al via e già agli ordini dello start. Prima fila Ringo, San Pio GM, Tiberix, Record Regal, Point Lavec Kampf, Selvaggia Kaff, Timbuktu B e Totem. In seconda fila Smorghi e Bar. In questo momento il totalizzatore parla a favore di Smorghi e Bar, la cui quota scende ad 1,89 euro vincente. Problemi per Selvaggia Kaff, parte piano Point Lavec Kampf. Alla chiusura delle ali sono in 3 a lottare Ringo Stampio che si ritrae, Tiberix che assume il comando. In bocco della prima piegata con il toss out affidato a Maisto a comandare le operazioni, 13 e 7 i 200 iniziali. Per linee esterne c'è il Record Regal che si avvicina al leader. Quarto iniziale in 30, seconda pariglia per Smorghi e Bar. È evidente l'intenzione di Maisto di voler correre al comando, 37 e mezzo, mezzo giro. Si viaggia sul piede dell'1,15. Tant'è vero che i 600 sono percorsi in 45 scarsi. Tiberix precede Ringo, poi a largo Record Regal con in schiena Smorghi e Bar. Il leader completa gli 800 in 1 minuto e 4 decimi. Torna ad allungare sulla retta di fronte trascinandosi Ringo in difficoltà. Record Regal che viene aggirato da Smorghi e Bar. Chilometro in 15 e 3. Smorghi e Bar scavalca, supera Ringo e aggancia il battistrada. Notevole la frazione di fronte. Percorsa in 14 e spiccioli, 1,29 e mezzi, 3 quarti di miglio. Tiberix con 3 quarti di vantaggio su Smorghi e Bar. Ingresso in retta d'arrivo, stappato Tiberix a 1 e mezzo adesso su Smorghi e Bar. Di dentro c'è Ringo, allunga Tiberix da un capo all'altro, mentre interviene anche Timbuktu B. Tiberix va a concludere nei confronti di Timbuktu B per il terzo, Ringo. 1,59 e mezzo, media di 1,14 e 8 per Tiberix, è andato davanti e non si è lasciato avvicinare. Figlio di Tossaut e Fridax difende i colori della Lescia Vudor, Maurizio Pellegrino lo ha affidato in splendide condizioni a Peppe Maisto.